potrebbero farlo con pochissimi soldi da parte delle strutture pubbliche, ma non lo fanno. Noi abbiamo fatto delle proposte per cercare di tutte le aziende rurali, adesso per fare un esempio, di cercare di poterle valorizzare sul territorio pomerino, per cui creare centinaia di piccole aziende con 3, 4, 5, 6, 7, 8 posti di lavoro. Abbiamo fatto proposte in commissione attività produttive, le prendono e le mettono in un cassetto. Loro vedono la prospettiva. Allora adesso noi che facciamo? Magari veniamo qua come Movimento 5 Stelle a dare solidarietà, ma noi siamo cittadini come voi. Che solidarietà! A me mi è da piangere a pensare a questa situazione, provo rabbia, esattamente come voi, per cui la solidarietà è normale fra cittadini. La solidarietà secondo me non ha senso. Se tu puoi veramente agire o fare in maniera tale di andare a prendere questi due persone e convincerle in qualche modo a cambiare strada, io se lo potessi fare, come al solito ci metto la faccia e lo faccio, ma venire qua come movimento comunque politico dare solidarietà, beh, mi sentirei di offenderle veramente di cose che poi un video lo pubblico, lo mando in giro, lo faccio molto volentieri, ma se io non posso in effetti agire, se non posso fare qualcosa di materiale, prima che non c'è dialogo, questi stanno su un altro pianeta. E allora così, quello che posso fare è quello che stiamo facendo, cioè cominciare a far capire a amministratori vari che non è possibile continuare a essere in mano a pochi imprenditori che poi sono imprenditori tra virgolette con le pezze nel sedere, nel senso che in questa situazione, no? Come fai a pensare che veramente due ragazzi possano mettere per strada 500 e passa persone, due persone? E allora tu devi proteggere in qualche modo chi risiede nel tuo territorio e cercare di sviluppare tante piccole aziende in maniera tale che un'azienda diversifichi il rischio. Puoi pensare che qualcuno chiuda, ma tu non hai più questa cosa. Noi viviamo questo dramma e abbiamo chiesto, ad esempio, fate un mercato comunale solo esclusivamente per i prodotti locali. Gli abbiamo dato tutto il progetto, andate, ve le contattiamo noi, lo facciamo noi, vi creiamo una rete di interconnessione fra queste piccole aziende che possono vendere direttamente i prodotti a costo zero, filiera zero e poi a chilometri zero e là sviluppare anche magari alcuni piccoli settori, alcune nicchie di ricerca nell'agricoltura, nella bio, capito? E poi biologico, qua, poi creare delle... A Pomezia, che è comunque la zona industriale, diciamo anche di Roma. È vero che siamo zona industriale, ma abbiamo anche un agro romano. No, sì, voglio dire, ecco, come si dà importanza solo... Che fanno le amministrazioni locali o anche regionali? Danno priorità soltanto alle industrie? Le amministrazioni locali, adesso non intervistare me, non mi sembra, ma le amministrazioni locali fanno sempre il gioco delle parti. Danno solidari quando da dare solidarietà, cercano di intervenire e poi il do-test, ma non prevedono, non vanno a prevedere, poi fanno la passerella e fanno solidarietà, per cui è una cosa che va superata, per cui basterebbe solo incominciare a applicare piccole pratiche di buon senso perché poi due persone non possano mettere per strada oltre 500 persone.